Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome 91 e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo su Dark Souls 3 e siamo al falò Gundyr il Campione. Quindi qui abbiamo appena, come dire, è lo scenario in cui si affronta proprio il boss Gundyr il Campione ed è subito dopo praticamente Oceiros il Re Consumato, che è un altro boss che troverete poco prima di questa zona. Allora, quindi una volta ucciso il boss, chiaramente riposate al falò e poi andate dritti. Ci sarà questa porta da aprire e andremo avanti perché vi farò vedere appunto dove si trova l'armatura che sto indossando, vale a dire l'armatura di Artorias. E quindi aprite questa porta. A questo punto dovete stare attenti perché ad aspettarci ci saranno due cavalieri neri molto molto tosti. Ora mi equipaggio infatti a dovere, perché tanto qui non dobbiamo farmare anime. Mi equipaggio chiaramente a dovere. Quindi troveremo a questo punto, una volta saliti qua, ci sono due strade, una a sinistra e una a destra. Iniziamo da questa qui centrale. Qui troviamo un cavaliere nero armato di ascia, con lo scudo di Havel, ragazzi, poi portato a più 5. Godiamo di una sicurezza su parata veramente incredibile. Okay, questo scudo è un portento, in tutti i Souls resta sempre il miglior scudo in tutti e tre i giochi. Ecco, l'abbiamo disarcionato e l'abbiamo ucciso. Ah, mi ha droppato pure l'ascia che non avevo, fra l'altro, perfetto. Quindi come vedete qui c'è questo bivio, qui ora c'è quest'altro cavaliere nero che ha lo spadone dell'ammazzadraghi chiamato nel primo Dark Souls, qui invece viene chiamato spadone del cavaliere nero. Backstabbateli come sempre, io sto utilizzando la spada del re cavaliere che fa parecchio danno, portata poi a più 5 è veramente una bestia. Non sono riuscito a disarcionarlo, state attenti perché questi attacchi vi caricano e vi fanno male. Vi tolgono parecchia stamina, però con lo scudo di Havel si può stare tranquilli. Ecco, a questo punto, scendendo di qui, no, scendendo di qui non trovate nulla, ma partendo da qui, allora, proprio qui troverete il corrispettivo dell'altare del vincolo di cui vi parlavo nel precedente video, dove praticamente è tutto buio. E se proseguite su questa strada trovate, proprio salendo di qui, io l'ho già raccolta, in queste zone si trova la... Ecco, dovrebbe essere più o meno da queste parti, sì. Salite qui e da questo cadavere trovate la lama del caos, una spada veramente niente male. Sarebbe una katana simile a Lucci Katana, ma con altre proprietà. Fa anche danno da caos, oltre che danno base. Quindi un'arma da prendere, assolutamente da non sottovalutare. Attenzione perché questi fanno veramente male. Mi ero dimenticato che c'era quest'altro. Andiamo subito a killare, ok, arrivederci. Pozziamoci anche se comunque i nemici non ce ne dovrebbero essere più. E esattamente dall'altra parte, quindi simmetricamente nella corrispettiva altra parte vi è un anello. Se non sbaglio dovrebbe essere l'anello del falco. Vi faccio vedere, quindi qui praticamente, no? Cioè, ecco, scendete qui tutta questa zona qua. E in questo punto qui circa, mi pare. O qui. Sì, qui dovrebbe esserci intorno a queste zone, ci dovrebbe essere l'anello del falco, se non vado errato. Comunque trovate un anello sicuramente. E ora da qui praticamente noi che facciamo? Andiamo all'entrata, che dovrebbe essere da queste parti. Vediamo un po'. Sì, di qua. No, di qua siamo sempre. Ecco, devo tornare un attimino indietro. No, la zona è un pochettino confusa, ma solo perché sono salito all'altra parte. Ecco, scendiamo ancora un po', se da qua mi fa scendere. Sì, mi fa scendere, perfetto. Allora, ecco da qua, perfetto. Lì dove vedete quelle due fiamme e questa porta siete arrivati. Ora, praticamente questa è esattamente la stessa mappa dell'inizio del gioco, quindi la mappa dell'altare del vincolo. Buttatevi giù. Qui al centro troverete una sorta di lama spezzata che è praticamente molto importante per due motivi. Innanzitutto perché vi sostituisce l'effetto degli ossi del ritorno, però non si consuma, quindi potete usarla all'infinito e tornare continuamente al falò ovunque voi siate, e la lama spezzata e insanguinata non si consuma. Oppure potete andare a scambiarla con il corvo, nel nido del corvo che trovate praticamente sopra l'altare del vincolo, e in cambio vi verrà data una lastra di titanite. Qui come vedete, lì se andate avanti troverete il martello del fabbro, io l'ho già raccolto lì proprio vicino all'incudine, e qui troverete la vecchietta che però venderà oggetti un po' diversi rispetto al solito. E come vedete qui io l'ho già comprata, c'è l'armatura di Artorias, quindi l'elmo,
la corazza, i guanti e i gambali. Qui viene chiamata gambali da cavaliere del lupo, ma è l'armatura di Artorias sostanzialmente. Poi vende i soliti oggetti consumabili e così via. Insomma, ecco tutto qui. Quindi una buona occasione, sicuramente un posto da visitare perché trovate un sacco di oggetti interessanti. Bene, io spero che questo video vi sia risultato utile e vi sia piaciuto. Da Megadomino per uno è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!